che calcio vuoi? Beh, il calcio che vogliamo noi è quello in cui la Ternana si va a conquistare tre punti importantissimi ad Avellino, ovviamente una Ternana che soprattutto in virtù di un secondo tempo importante è andata a vincere una partita determinante probabilmente per la corsa salvezza, anche se determinante è stata questa partita anche per l'ex allenatore della Ternana Attilio Tessera, ormai anche ex allenatore dell'Avellino, perché come avrete saputo ci è scappato l'esonero. Di questo e molti altri temi parleremo in questo nostro appuntamento con gli amici che ormai siete abituati a conoscere, ma c'è anche qualche novità importante questa sera. Voglio salutare e ringraziare per essere tornato tra di noi, nel nostro team, nel nostro gruppo, Gianni Giardinieri. Grazie Livia, buonasera a tutti. Grazie Gianni. E un veterano del nostro gruppo, è inutile che sto a fare tanti preamboli, Gigi Manini. Buonasera. Bentornato Gigi. Bene, tutto a posto? Beh, ieri sera sì, sicuramente sì. Beh, direi di sì. Invece, reparto giovani, per così dire, ma tosti, comincio col presentare un amico, collega, che beh, insomma, nell'ultimo periodo ha fatto anche parlare abbastanza, magari qualche accenno lo faremo più tardi. Fa parte del staff, del team di Umbria On, Simone Francioli, benvenuto. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Bene, ti ho dovuto corteggiare tanto, però alla fine ci siamo arrivati, dai. Ci siamo arrivati a portarti qui e spero che tu verrai più spesso, perché no, una volta ogni 6 mesi è un po' troppo poco. Comunque, grazie ovviamente a Umbria On, grazie a Ternana News, di cui fa parte invece Federico Trastulli, bentornato. Buonasera, grazie a voi. Allora ragazzi, cominciamo a parlare subito di questa Ternana un po' a due volti praticamente, no Gigi? Perché io sono sincera, vedendo la partita nel primo tempo ero un po' preoccupata, c'era stato questo cambiamento di modulo perché anche noi l'avevamo un po' caldeggiato, per così dire, un cambiamento di modulo con insomma, che però qualche contraccolpo evidentemente l'aveva creato nel primo tempo. Poi ad un certo punto svolta, e nella ripresa la Ternana cambia veramente i connotati. Nel primo tempo direi che abbiamo sofferto, ma ci può stare. Ci può stare perché siamo andati a giocare contro una squadra che è vero poi alla fine si è dimostrata nella ripresa poca cosa, ma nel primo tempo ha giocato bene. Secondo me erano molto concentrati, volevano vincere la partita, poteva essere un'ultima occasione per i playoff, anche il tecnico era in bilico, prova ne è il fatto che dopo la sconfitta purtroppo è stato esonerato, quindi insomma la partita non era semplice, il modulo è stato cambiato secondo me giustamente da Breda, che in settimana mi risulta avesse fatto molti esperimenti, alla fine abbiamo giocato con la difesa a 3 che secondo me è molto più logica. E è vero sì che abbiamo sofferto, c'è stato 3-5-1-1. Sì, 3-5, diverse occasioni da parte dell'Avellino, quella clamorosa con i 4 tiri di quei 2 respinti da Mazzoni, sì. Lì poteva cambiare la partita, poteva cambiare ancora peggio su quel calcio di rigore di Castaldo, sul quale noi puntualmente non abbiamo neanche quasi protestato. Anche se per me non è che era il suo rigore. Punto, così. Io avrei fatto un casino, ma tanto noi non protestiamo mai. Come insomma? Perché? Perché lì se n'è andato completamente il giocatore ed è stato atterrato. Per il mio calcio, io arbitro l'avrei dato quel rigore, sinceramente. Lì secondo me Castaldo, che è molto bravo, è andato addosso. È stato molto furbo. Ecco, si può anche dire, però il rigore l'avrei dato. Per il mio calcio, comunque, la metà dei falli che fischiano gli arbitri di Serie A, soprattutto di Serie B, non è fallo. Ne ho visti di molto peggiori. Tra l'altro, c'era anche un fallo di mano in precedenza. Sì. Se vogliamo, forse era più un rigore. Noi quello, diciamo, abbiamo avuto un grosso favore arbitrale la settimana scorsa con un calcio di rigore che invece era netto quando Lianza ha preso la palla. Comunque, il calcio di rigore l'ha dato poco male perché è stato bravo Mazzoni a neutralizzarlo. Poi dopo nella ripresa, anche per il colpo psicologico che ha avuto l'Avellino, la Ternana soprattutto dopo il gol di Ceravo, lo splendido di testa, dominata. E questo dimostra il fatto che probabilmente nel calcio, ma questo lo andiamo dicendo ormai da tanto tempo, ci siamo invecchiati a dirlo, gli episodi fanno la differenza, la Ternana dopo il vantaggio, secondo me fossimo andati in svantaggio si sarebbe messa male, poi dopo per carità tutto può accadere. Invece il vantaggio ha demoralizzato l'Avellino, ha caricato la Ternana, poi c'è stato quel secondo gol con un errore di un difensore dell'Avellino, la difesa dell'Avellino mi è sembrata abbastanza incerta nei due centrali Chiosa e Biraschi. Beh, quello effettivamente mi ha ricordato Raimondo Ianello, no? Sì, quando è scivolato Chiosa. Però Ceravolo è stato molto bravo a segnare il secondo gol, avesse fatto una cosa del genere a Perugia ci avrebbe fatto passare un paio di settimane migliori, comunque pazienza, e da quel momento in poi la Ternana
mi è parso che abbia fatto il bello e il cattivo tempo, poteva anche dilagare se non ci fosse stata probabilmente l'improvvida sostituzione di Ceravolo con Gondò. E comunque insomma abbiamo vinto 2-0 lì. A mio parere Breda ha sbagliato, perché poi dopo se prendi un gol la partita, insomma, la Juventus se lo sa bene, tanto per dire, prendi un gol cambia tutto. Infatti è stato ancora bravo Mazzoni a salvare, mi pare, sul colpo di testa di Joao Silva. Sì. Se prendi gol lì mancano 10 minuti, può anche e si riapre la partita. Secondo me abbiamo sbagliato, perché Ceravolo stava facendo a fette la difesa dell'Avellino, ancora 10 minuti. Li leggeva, dice. Sarebbe dovuto restare in. Comunque tutto bene. Comunque, direi che la vittoria bene. Nel primo tempo sì, sarebbe stata larga, ma la ripresa l'abbiamo legittimata. Sì. In tutto questo mi sono dimenticato di dire, e adesso lo sosteniamo, che è una vittoria decisiva probabilmente per il cammino della Ternana, perché mancano 10 punti o anche 9 per la salvezza, li dobbiamo fare in 10 partite, ce la possiamo fare. Allora, io no, sto sorridendo perché avendo gli studi a corso tacito, ogni tanto se sentite qualche musichetta esatto. In sottofondo, qualche simpatico amico che passa qui sotto, ma lo salutiamo affettuosamente. L'uomo luce. L'uomo luce, è vero. Abbiamo svelato anche la nostra ubicazione. Invece da Gianni Giardinieri, che è il vero tattico della situazione, oltre a Ternana a due facce, vorrei fargli commentare questa sorta di bredattica. Abbiamo unito insomma le due parole, breda, tattica, un po' di pretattica, perché all'inizio no, quasi non si voleva svelare che avrebbe fatto il 3-5-2, 3-5-1-1 poi alla fine, però in realtà ti chiedo come hai visto quella Ternana in quella versione, perché poi parliamoci chiaro, diceva giustamente Gigi, è cambiata la Ternana perché c'è stato un contraccolpo psicologico forte, diciamoci la verità, su quel rigore non andato a segno dell'Avellino, ma è cambiata anche la Ternana perché secondo me forse la Ternana non era esattamente pronta per quel tipo di modulo, e quando ci sono stati dei correttivi in questo bravo e le cose sono andate meglio, non so come la vedi tu. Sì, ieri ho apprezzato molto l'elasticità di questo allenatore, che raramente invece dimostra di essere così inflessibile, no? E abbiamo detto di tutti i colori le settimane scorse. Abbiamo invocato nelle ultime settimane il cambio del modulo, comunque l'inserimento di 3 centrocampisti. Questo è stato fatto sia nel primo tempo con il 3-5-2 che nel secondo, quando invece si è messa la squadra con un 4-3-3. Poi addirittura abbiamo giocato a tratti anche con un altro 3-4-2-1, però direi che al di là... Il mischietto è stato fatto. La cosa interessante dell'altro giorno è stata secondo me questa, che giocando con 3 in mezzo abbiamo dato, diciamo, lampante la dimostrazione che questa squadra può al tempo stesso rimanere corta, come è successo comunque nel primo tempo, perché abbiamo sbandato, però rimanevamo corti, e può giocare con un po' più di qualità. Tant'è vero che, diciamo, avere Palumbo della situazione, che secondo me non ha fatto neanche una bellissima partita, però ha servito un importante per... E no, poi ho notato 2 colpi di genio, diciamo, del mister, non so se li avete visti anche voi. Il primo il ruolo di Janssen nel primo tempo, mezzala, ha praticamente uomo su Gavazzi, che lo ha tenuto praticamente bassissimo, ha esaurito la fonte di gioco di maggiore qualità dell'Avellino. E se ci avete fatto caso, nel primo tempo spesso Janssen andava oltre la linea di Falletti, perché praticamente giocava quasi a uomo su Gavazzi, e quindi gli andava ad interrompere tutte le linee di passaggio. In effetti era quasi un secondo trequartista Janssen, no? In molti casi sembrava che non essere una mezza punta a supporto. Poi è stato bravo il mister, perché nel secondo tempo, quando diciamo l'Avellino ha cominciato a mettere dentro le punte e noi siamo stati in vantaggio, ha messo questo 4-3-3, tra l'altro mettendo Valiant di nuovo terzino sinistro, che secondo me ha fatto anche una buona partita, e comunque siamo rimasti con 3 in mezzo. Diciamo che se adesso si convince a giocare con 2 attaccanti, il più è fatto. Diciamo che ci ha quasi provato, perché 3-5... Comunque io non condivido tutte queste lodi a Breda. Secondo me ha finalmente capito una volta, ragazzi, solo esclusivamente che è ora di giocare con 2 attaccanti, perché Ceravolo ha bisogno di un appoggio, e in effetti questo è sicuramente così, al di là del fatto che Ceravolo ha giocato una buona partita. Sì, ma 2 attaccanti... Sì, uno era Falletti, Che era... Comunque Falletti stava sulla linea di Janssen molto spesso, quindi erano 2-3 quartisti, secondo me. Ha capito finalmente. Ecco.
che una maggiore densità a centrocampo ci può far solo comodo con questa squadra, perché con due mediani non ce la facciamo. E anche capito che Valiant, secondo me, a sinistra non può giocare, dopo l'ha rimesso, ma insomma, secondo me i giudizi sono un po' condizionati dal risultato, perché poi io se avessi visto solo il primo tempo un po' mi sarei preoccupata, sinceramente. Questo lo devo dire per onestà, e comunque, so che i ragazzi poi non sono d'accordo, soprattutto dopo sentiremo Federico, insomma, io alla fine del primo tempo mi sono preoccupata. Sì, poi lascio la parola a loro. Sì. Ci tenevo a dire solo questo passaggio. Nel primo tempo abbiamo preso le tre occasioni clamorose dell'Avellino, tutte sulla fascia destra. Bravo. Perché, ma c'è una ragione secondo me lì, perché Palumbo, che non è un interditore, non andava mai ad aiutare Furlan. Quindi Furlan si trovava in mezzo, infatti tutte le occasioni sono arrivate da quella parte. Non è un caso. Furlan c'aveva Pisano e adesso mi sfugge l'esterno D'Angelo. Che lo prendevano sempre in mezzo. Palumbo non faceva la diagonale corta, cioè non scalava a dare una mano a Furlan, e infatti lì abbiamo preso le tre. Nel secondo tempo se ne è accorto Breda di questo, prima togliendo diciamo Palumbo e poi, cosa che non avevo visto mai, mettendo Janse centrale. Ci avete fatto caso, Jens ha giocato un 20 minuti abbondanti, faceva regista centrale di centrocampo. Si è messo lì in mezzo. Chiamiamolo uomo d'ordine. Quindi insomma Jens ieri è stato un bel trottolino, ha girato un po'. Vorrei sentire adesso l'opinione sia di Simone e poi di Federico. Simone, tu che Ma dici? Primo tempo sicuramente non sufficiente. Ci poteva stare perché il cambio di modulo insomma era stato provato tutta la settimana, ma non si faceva da Cagliari. A Cagliari secondo me meglio. Nel contenimento. Ieri è stato un po' traumatico. Ad Avellino due momenti di sbandamento importanti, ad inizio partita con Insigne in un paio di circostanze lasciato solo al centro dell'area, fortunatamente di testa non è un granché, ci siamo salvati. E poi nel finale con quelle tre occasioni salvate da Mazzoni, ieri per me la miglior partita è rosso-verde, perché la Ternana se va sotto perde, non è matematico ma poco ci manca. Quest'anno non abbiamo mai ripreso partite. Cioè tu dici se andava sotto in quell'occasione lì del calcio di rigore, sui quattro tiri in cui non solo Mazzoni ha parato, anche Valiant, ma Valiant di Deretano praticamente, cioè una botta di Deretano in tutti i sensi. Dopodiché ci ha favorito anche Castaldo, che ha tirato uno dei peggiori rigori delle leghe professionistiche europee di quest'anno. Che penso. Dire di quel rigore? Bravo Mazzoni, chiaramente. Perché quello aspettava che si tuffasse e non si è tuffato. Evidentemente l'aveva studiato. Esatto, l'ha detto anche infatti. Sì, infatti. E quella è stata la prima svolta. Riuscire a chiudere il primo tempo a reti inviolate è stato il primo step. Dopodiché Breda ha capito che chiaramente era sotto gli occhi di tutti, non si poteva, come dire, vincere con il 3-5-2. Ha dato più libertà offensiva a Furlan, molto sacrificato, per me molto bene Federico, perché ha dovuto fare su e giù tutta la fascia e spesso in maniera scoperta. Non aveva aiuti e purtroppo ha causato il rigore che secondo me, ripeto, c'era. Però dopo nel secondo tempo ha avuto anche l'occasione. Generoso comunque, su. Castaldo è un giocatore furbo, mettiamola così. Ecco, bravo, ecco sì, su questo siamo d'accordo. E dopo si è ripreso nel nuovo ruolo e poi niente, ci ha pensato Ceravolo, straordinario. Insomma si è ripreso alla grande dopo una settimana particolare. E tu ne sai qualcosa? Ne sappiamo qualcosa, esatto. Tu ne sai qualcosa. Vabbè, poi magari ne parleremo brevemente. Gli ha fatto bene. E quindi alla fine ha fatto bene, sì. Vedi, sì, visti i risultati. No, vedi se trovi qualche altra roba, su anche qualche altro giocatore un po' in difficoltà, perché non si sa. Scherziamo, Ceravolo, prendiamolo a ridere, sì, perché poi alla fine non è successo niente. No, assolutamente. In definitiva io volevo dire una cosa, che a proposito delle due punte, cioè la Ternana ha dimostrato ancora una volta, opinione personale, che non ha bisogno di Felipe Avenatti. Ma questo mi vuole far arrabbiare. Di questo Avenatti non ha bisogno di questo, esatto, di questo Avenatti, sì, chiaramente. Però, ma fino a un certo punto. Perché nelle quattro partite in cui non ha messo piede in campo nell'ultimo mese, la Ternana ha fatto 10 punti. Scusa, ma ha perso pure un sacco di partite. Però di un attaccante forte fisicamente hanno bisogno tutte le squadre. Quindi adesso in questo caso con l'Avellino che ci ha lasciato spazi, sì. Quando dovremmo, insomma, sì. È chiaro che adesso la classifica si è messa anche un pochino in discesa, però se hai la necessità di vincere, l'obbligo di vincere, è capitato spesso anche in casa che un attaccante che abbiamo un attacco senza Avenatti, ma comunque senza un attaccante di quelle caratteristiche, rischia di essere un po' leggero. Trasferta va bene, perché Ceravolo, soprattutto in casa, il centravanti secondo me. Volevo dopo dire una cosa su Breda. Sì, aspetta, fammi dire, sì, appunto, fammi finisci loro e poi ritorno da te, perché sennò Federico dice aspetta io me ne rivado. Certo.
giustamente. Non so se ha concluso Simone sul concetto e... Sì, semplicemente dire che con questa vittoria, secondo me, la salvezza è praticamente a portata di mano, perché consente alla squadra di salvarsi con un punto di media a partita da qui alla fine. Vediamo che stacce con la ci bronca, stare, diciamo, noi alterni, e la cosa potrebbe sei essere in gas e quattro fuori, tranquilla. Che dice invece Federico? No, ecco, non è d'accordo con nessuno. No, questo discorso ovviamente è giusto, perché con 40 punti a così poche giornate dal termine, sicuramente il grosso è stato quasi fatto. Ora, il calendario prossimo continua a essere comunque impegnativo per la Ternana, che adesso riceve una squadra, il Pescara, poi ne parleremo più avanti, che ha bisogno di ricominciare a pedalare se davvero vuole coltivare un certo tipo di ambizioni. Poi andrà a Chiavari ad affrontare una delle formazioni sicuramente rivelazione del campionato, quella della Virtus Entella, e sicuramente più in forma del momento, poi arriverà la capolista Crotone. Detto questo, io mi trovo d'accordo con tutta l'analisi tattica che abbiamo fatto qui finora, e quindi mi sento prima di tutto di sottolineare la buonissima prestazione di Janse e l'intuizione di Breda, che comunque ha provato, come ha provato tanto di quello che abbiamo visto in campo ad Avellino, non solo in questa settimana ma anche in precedenza. Perciò noi ad Avellino abbiamo visto questo 3-5-2 di partenza, che probabilmente, insomma, si vedeva soprattutto in difesa che i meccanismi non erano particolarmente oliati, e questo l'abbiamo sofferto nella prima frazione. Detto questo, anche poi l'aver adottato questo 4-3-3 nel secondo tempo, che di fatto diventava anche un 4-5-1 lasciando Ceravolo spesso e volentieri da solo davanti, abbiamo visto soprattutto con il ritorno all'assetto difensivo a 4 ha funzionato, e due clienti estremamente scomodi come Mokulu e Castaldo, c'è da dire e da dare il merito ai nostri ragazzi dietro, peraltro tutti diffidati, perciò in una situazione assolutamente molto delicata, però posso dirti sono una stati cosa sulla neutralizzati sulla... Allora chiariamo questo concetto. Valiant non so se l'ha fatto, ma però no, non ci sarà col Pescara, sconterà pure la squalifica perché era diffidato, ha preso l'ammonizione. Se non è stato voluto, comunque bravo, un po' di furbizia ci vuole, come non è stato voluto? Beh, sicuramente. Quindi, se non me lo fa di però rallentamento di gioco. Detto questo, sicuramente anche l'altro punto che avete toccato, ovvero un po' la sofferenza di Palumbo, è stata evidente in fase di interdizione, e se vogliamo anche quella, magari l'espressione ternana è tigna, perciò anche un po' quella grinta e quell'esperienza che in alcuni frangenti gli è mancata ieri, nonostante da qualche partita si stia attestando su livelli di prestazione piuttosto alti per essere un classe 96, ma ad esempio ieri da un suo errore è nato poi il calcio di rigore, da una sua, diciamo, disattenzione per quella palla uscita non uscita, alla fine è scaturito un penalty. In conclusione, io ho letto di concordo ovviamente sulla non sufficienza del primo tempo della Ternana, però soprattutto da parte avellinese ho letto, probabilmente anche un po' mediato dallo stato d'animo, di un primo tempo che sarebbe dovuto finire con punteggi tennistici. Ecco, io tengo soltanto a sottolineare che le occasioni clamorose di fatto sono state due per l'Avellino, perché una è l'occasione in cui D'Angelo e Mukulu sono arrivati al tiro, strepitoso Mazzoni, e comunque un pregio della Ternana questo, se ha un buon portiere, e in secondo luogo il calcio di rigore, che poi Castaldo è un periodo che gli è preso un po' questo modo di fintare sudamericano. Bravo, tu Simone ne sai qualcosa, visto che sei un appassionato di calcio sudamericano, quindi... Ah, però li tirano però meglio. Però in questo caso la Ternana ha avuto delle occasioni, perché per esempio c'è stata la Ternana, ha avuto un'occasione clamorosa con Fabio Ceravolo, eccezionale in quell'occasione. Anche un altro tipo di falle... Però Federico, scusa se mi permetto, impara che quando i giornalisti delle altre squadre, cioè ognuno dice la sua... Chiaramente quelli hanno visto una partita da loro. No, assolutamente, bisogna essere imparziali. No, ma nel senso che è chiaro, quelli hanno detto una cosa del genere, ma non c'ha senso, neanche rispondergli, perché nel primo tempo probabilmente la Velina ha fatto qualcosa di più. Ha fatto sicuramente di più. Queste sono cose che dicono ma loro. Ma attenzione, era anche normale che la Velina facesse di più. Come hanno giocavamo in casa loro, perciò su un campo caldo, anche se ci si aspettava più pubblico al Partenio ieri sera, visti i prezzi popolari. 4 punti. Contro... Se non mi dimentico, come sì. Allora, ben vecchio, reparto geriatrico, ben vecchia, su Breda, ormai, dicevo,
Secondo me ieri sera è stato bravo, però stiamo esagerando con le lodi verso Breda, nel senso che non è che nella ripresa la partita Davo è cambiata. Io il freno, eh. No, non è che la partita è cambiata perché ha cambiato il modulo. Cioè, questi non è così. La partita è cambiata perché l'Avellino, dopo aver dato tutto nel primo tempo, secondo me ha risentito il colpo del ricalcio di rigore. La Ternana invece è stata brava ad andare in vantaggio. Lì è cambiata la partita, perché non è che è cambiata. Quindi, secondo te, più che l'aspetto tattico è un po' stato quello dell'umore? Però, secondo te, un aspetto tattico un po' più simile, secondo te, non ha dato un po' meno incertezza? Perché Vario da sinistra continua a essere un abominio. Perché Janza a centrocampo, nonostante sia andato bene, non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto con Geravolo centravanti con la Salernitana. Perché Janza a centrocampo può giocare una volta, certo. Che non è un giocatore che può giocare in quel ruolo. Evidentemente, ieri sera ha giocato bene, però secondo me non è il suo ruolo. Però forse ha trovato anche dei centrocampisti, cioè, dell'Avellino particolarmente lenti di essere fuorviante. Certo, tu dici assolutamente questa? Sì. Un'altra cosa che volevo dire all'Avellino, dovrebbero invece chiedersi, perché noi dobbiamo fare i giornalisti seri. Il secondo tempo dell'Avellino a me mi fa pensare invece che l'allenatore deve andare via, capito? Invece di parlare di altre cose, parlassero del fatto che l'Avellino nella ripresa ma è stato veramente penoso. La conferenza stampa di Attilio De Ser, guarda, è stata tosta ieri. Secondo me gli è stata fatta, tra virgolette, e questa ovviamente quando è un'indicazione, che avrebbero perso hanno mollato. Scontare un po' questa sua dichiarazione prepartita, invece secondo me molto realistica, ovvero il primo obiettivo di questa squadra, visto come stanno andando le cose, è la salvezza e poi potremo pensare ai playoff. Evidentemente l'Avellino, dirigenza e la maggior parte dell'ambiente non la pensava così. A noi dispiace questo esonero sicuramente. Esonerà Attilio De Serra, tanto insomma lo sapete. Dispiace veramente. Dispiace perché è caduto con la Ternana. Appunto, perché soprattutto dal punto di vista umano, ma anche professionale, ricordiamoci che questo signore ha fatto due miracoli e soprattutto il secondo, secondo me, è, scusatemi la ripetizione, è rilevante. E soprattutto poi, conoscendo anche Dario Marcolin, posso assicurare che si tratta ovviamente dal punto di vista umano di un'eccellente persona e di un ottimo professionista. Diciamo, io però, ce lo scambio. Diciamo però che il palmarès di Dario Marcolin sicuramente si esoneri su qua. Guarda, ti la saluto di Attilio su questoverdi.com. No, fammela, sì, questa è una domanda curiosa quella che mi fa. Poi dopo tutto volevi anche replicare, credo, adattivamente a quello che stavo dicendo. Aspetta, non fammi dire questa cosa, perché lui mi ha fatto una domanda. C'è stato, siccome a Terni Attilio De Sera ancora tanti amici, molto stimato, molto ben voluto eccetera, c'è stata una serie su rossoverdi.com, salutiamo gli utenti di rossoverdi.com, di attestati di stima, anche di dispiacere, perché proprio la Ternana l'aveva condannato a questo esonero. Allora a un certo punto è uscito fuori un utente, Attilio, che ha scritto come se lui fosse Attilio De Serra, che ha di Terni conserva insomma un ricordo grazie, meraviglioso, ragazzi. Grazie a tutti questi attestati di stima, sì. Per me rimarrei sempre qualcosa del genere, adesso le parole esatte non le ricordo. Beh, chiaramente io avevo intuito, no? Come penso te, Gianni, che fosse un fake, però un fake un po' tutto sommato abbastanza credibile per come era stata scritta la cosa. Ve lo voglio dire, ho sentito Attilio De Ser, ma ha detto no, non sono io. Ecco. Però diciamo che su rossoverdi.com abbiamo visto fake meno credibili, ultimamente. Però insomma, era anche giusto a proposito dire, non del suo affetto. Se l'era costruita bene. A proposito del suo affetto per te, volevo raccontare un aneddoto della partita di andata, nella quale uscendo ho incontrato un signore che mi pareva di conoscere, infatti mi ha detto che era il fratello di Attilio De Ser. E mi disse: sono molto contento per la vittoria di mio fratello, abbiamo vinto 3-0, però ci dispiace tanto a me e a mio fratello perché abbiamo vinto qui a te. Quindi a noi dispiace di più forse che abbiamo vinto ad Avellino, gli è costata la panchina, perché comunque per un allenatore è sempre una brutta cosa. Quella è la dimostrazione che secondo me De Sera è ancora attaccato alla panchina rosso verde, devo dire, con una squadra molto inferiore a quella di quest'anno. De Sera, mi faccio una domanda però, no? Se invece le cose fossero state diverse e invece avesse fatto la gran partita, alla fine magari quel rigore fosse andato dentro eccetera, però vedete gli allenatori come stanno appesi a un filo. Invece fosse andata male per Breda, magari rischiava, rischiava Breda al contrario, certo. No? Invece rischiato. Adesso siamo qui ad osannarlo, ma che il calcio è questo, osannare insomma rispetto alle scorse settimane, secondo me tipo, Mazzoni, ho sentito l'intervista, ha fatto capire che, ti ricordi quando la settimana scorsa dicevo forse i ragazzi si dovranno parlare col mister e trovare una soluzione. Mazzoni ha detto: in settimana ci siamo parlati con Breda e abbiamo visto cosa potevamo fare, e da lì quel cambio di modulo.
è vero quello che dice Gigi, cioè io ho giocato a calcio anch'io, è chiaro che l'agonismo, la tigna, abbiamo giocato con l'Avellino, si può dire la cazzim, no? Fa la differenza, sì. Però è pure vero che quando tu, diciamo, hai una rosa e cerchi di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili, gli schieri nei loro ruoli, poi i risultati arrivano. Ma cioè, non era questo il mio discorso, no. Io mi riferivo al fatto che si dice che la partita è cambiata perché nell'intervallo Breda si è inventato. Vabbè, ha messo Valiant a terzino sinistro, quindi ha fatto un abominio. È cambiata la partita perché l'Avellino non ha retto. Loro giocavano a un certo punto 4 punte. In qualche modo, Tessera che aveva fatto per allargare, diciamo, la Ternana, ha messo 4 punte. Quindi è chiaro che se noi fossimo rimasti a 3, ci saremmo dovuti difendere. Ma l'ha messa dopo, quando ormai già. Sì, ma Forlan sarebbe stato schiacciatissimo, non saremmo più usciti dall'area. Il lavoro di Breda volevo dire, ok, mi metto a 4. Tengo almeno 3 davanti e infatti abbiamo fatto 1-2 gol. Ha spostato un pochino Furlano un pochino più avanti. Capito? Per tenere alto un po' il baricino. Secondo me se Ceraulo fa il Ceraulo le altre partite perdiamo anche questo. Se tu giochi con 3 centrocampisti in mezzo c'hai tanti vantaggi. Uno è questo, che un giocatore come Busellato non si spomba, no? Busellato ieri è stato più lucido. Però quella l'aveva fatta, io volevo dirti, quella l'ha fatta già all'inizio della partita. Cioè quello che io voglio dire, forse non mi so spiegare, è che nell'intervallo Breda, come suo solito, non si è inventato niente. Anzi, Breda ha fatto un casino perché ha tolto un attaccante che stava facendo a fette la difesa dell'Avellino. Se ci fanno il 2-1, poi dopo ci vado io a parlare con Breda. Io, caro Breda, questo Condò hai stufato, perché è inutile che ci metti sempre. Vabbè, senti, ma ti è piaciuto il centrale? Non ti è piaciuto Banco Centrale, visto che te l'ha fatto giocare centrale? No, assolutamente. Secondo me non è che è stato un disastro. È che abbiamo, per far giocare questo Condò, abbiamo tolto Ceraulo che stava giocando alla grande, non mi è parso neanche lui tanto convinto di uscire. Io, fra l'altro, Condò l'ha messo finalmente nel suo ruolo naturale, sì, però... stava giocando alla grande Ceraulo la sua partita e mi togli Ceraulo, insomma. Sì. E comunque Ceraulo, c'è da sottolineare che ha realizzato tutti i gol 7 quest'anno da punta centrale. Si diceva che lui non poteva fare quel ruolo, non era adatto. Io non credo sia una casualità a questo punto. E ci credo, l'ha fatto giocare sempre lì. Cioè, l'ha fatto giocare maestro. Però i risultati sono arrivati alla fine. Secondo, al di là dei gol sbagliati, che... Però non è una squadra che segna tanto la Ternana. Assolutamente ecco, no. Cioè, diciamocelo. Però possiamo dire che Ceraulo da punta centrale è efficace. Quest'anno almeno è stato efficace. Sì, però poi i gol sbagliati ci sono stati. Trasferta e di rimessa è efficacissimo. E poi lui che cosa fa, Ceraulo? Non sbaglia i gol... Difficili. Esatto. bravo, sono d'accordo con te. Perché non è un secondo bomber. Era difficile. Cioè, non è un bomber. Non è un bomber, non ha la freddezza del bomber. Allora, se lui deve fare, ha una sola soluzione di gioco, ti fa il gol clamoroso, difficilissimi quelli di ieri. Se invece deve pensare, arriva davanti alla porta, deve pensare, deve rimanere lucido, freddo, fine. Perde la trepisonda. Beh, ieri entrambi i gol sono stati bellissimo. Stupendi. Perché erano difficili, se non facevano. E erano difficili, sia il gol di testa insaccato in quel modo, e sia il secondo con quell'angolo. Non era assolutamente semplice. Però come attaccante centrale c'è la stessa percentuale realizzativa che posso avere io, che sono a tiro con l'arco, Io mi riaggancio velocemente al discorso di Gianni con una piccola postilla, così per chiudere sui protagonisti. Postilliamola petalosamente. Che abominio, a proposito di abominio. Allora, che giochi terzino, che giochi mezzalo, che giochi attaccante esterno, Janse è passato da essere non proposto, non improponibile ovviamente, ma comunque neanche considerato, a imprescindibile. E questo sicuramente è stato un cambio abbastanza netto di tendenza, un'inversione di tendenza abbastanza netta. Dico sempre la mia, a forza di farlo giocare questo, tutte le partite fino alla partita azzecca. No, ma non era necessariamente un riferimento alla prestazione, era un riferimento evidentemente alle soluzioni che Breda può aver trovato nell'adottare questo ragazzo. Prima abbiamo parlato un sacco di Ceraulo, ma che gli hai combinato a Ceraulo? Non io, assolutamente. Non lui. Le foto in giro immagino che tutti sappiano, insomma, ormai, più o meno la storia, senza che andiamo nei anche dettagli. Perché... È colpa tua! mi assumo le responsabilità. Ci stiamo scherzando. Assolutamente. È una battuta perché veramente è un... Premettendo che tutti capiamo il fastidio del giocatore, da coetaneo soprattutto lo posso capire. Vediamo spiegarla per chi lo sanno tutti. Sono uscite delle foto che ritraggono Ceraulo 5-6 anni fa e qualcuno anche oltre, in deshabillé, diciamo, non andiamo oltre, insomma si può intuire.
che sono circolate sui siti brasiliani, portoghesi e su forum canadesi, messe lì da qualcuno, personalmente non so chi sia stato, e quindi lui in Sud America era una sorta, è diventato una sorta di star in alcune tipologie di siti. Che è successo? Che tramite Twitter queste foto sono iniziate a circolare. Ma tu come l'hai beccate? Lo posso chiedere? Perché semplicemente scrivendo Ternana. Su Twitter. Twitter. Esatto. Escono tutti gli aggiornamenti sulla Ternana e a un certo punto di sera, verso le 8, è apparsa la scritta in portoghese: ecco le foto del giocatore della Ternana Fabio Ceravolo. Io chiaramente incuriosito sono andato a vedere. E dopodiché niente, tutti hanno visionato queste foto e il giocatore... Non c'è niente. Ma non è che ci dice uscito con tre mammelle, allora dice, beh, quella è una persona, chiaramente... Non mi pare niente di strano. No, chiaramente, come è stato spiegato anche al giocatore, insomma, nelle ore successive, perché, ripeto, comprendiamo il senso di... Ma voi avete messo dei link, fondamentalmente. Assolutamente, sì, anche perché non si possono mettere foto specifiche. Si è risentito, però ecco. Ma io umanamente lo posso capire. Assolutamente, certo. Assolutamente. Un episodio spiacevole. Tu no, non no, nel senso sì, però un episodio spiacevole. Niente di male, dai, su. Una persona. E quindi per lei una settimana un particolare, che sì, comunque si è conclusa alla grande, non faceva una doppietta in maglia rosso verde da un anno. Quindi ecco, quindi della serie, vedi se trovi qualcos'altro in giro. No, professionista, seriamente. Detto che Fraggioli ha fatto un bello scoop. Dico però che anche io non penso che Ceravolo abbia passato una brutta settimana. Scusa, un parolone. No, dico, non penso che Ceravolo abbia passato una brutta settimana. Io direi che le brutte settimane lasciamole per problemi più grandi. Sto ragazzo è uscito in buone foto, c'ha 30 anni, un bel ragazzo. Poi dico, non mi pare un problema. Ma ha riscosso pure un sacco di successo. Diciamolo, è vero. Dire, no? Pare di sì. Sarebbe stato un grave. È in scadenza Ceravolo, professionista esemplare. Molte donne dei danni sono disperate. Che quando saprano che è giunto. Mannaggia, come abbiamo scoperto, insomma, un sacco di... Insomma, no. Ripeto, ecco, magari... stiamo scherzando perché alla fine... A nostro avviso, insomma, non è successo niente. Sto ragazzo ha beccato dei link. Parlo di Fraggioli. Ha fatto, secondo me, il suo giusto, onesto lavoro di giornalista e ha riportato. Cercando di non esagerare. Cercando di mettere, chiaramente, sì, quello rispetto. Io ho letto ci vuole anche sempre. Quello che è scritto. Non è che c'erano. Comunque, se facciamo i due gol, io direi che le foto ne possono uscire anche altre. Penso sarebbe con me anche lui. Io sarà spero che la cosa finisca qui, perché poi si è parlato di strasci, di cose, eccetera, ma insomma, diciamo che il, non ce ne siano. Che ci sta, è normale che sia andata in questo modo, speriamo ecco che l'evoluzione non sia delle peggiori, tutto qua. Comunque a lui è stato spiegato che non c'era la minima intenzione di metterlo di in ridicolo né danneggiarlo, certo, chiaramente. Certo. Fatto sta che la notizia abbiamo ritenuto che ci fosse. C'era. Ed è per quello, c'era. Chiaramente. Avremmo fatto lo stesso con Breda, con Santa Croce, insomma, non è. C'è andato di mezzo lui, questo è. Ma comunque, finita qui. Vabbè. Chiusa, aperta parentesi, vuoi dire una cosa? Non la posso dire via, dopo te la dico dopo. Vabbè, dimmela dopo, perché sì. Non lo so quello che può uscire fuori. Ci sono i voti di Rossoverdi.